Come conservare le verdure che il nostro orto ci ha donato così abbondantemente durante l'estate? Questa è una semplice caponata, olio extravergine d'oliva di nostra produzione in questo caso, ma va bene qualunque, misto soffritto per chi piace, e poi semplicemente si tagliano a pezzi le verdure. Abbiamo le melanzane, le zucchine, un pomodoro e un paio di peperoni. Facciamo cuocere a fuoco vivo per circa 20 minuti. Ogni tanto giriamo, coperchio ben chiuso, e dopo possiamo congelarlo nelle vaschette. Ecco qui, una cottura di circa 20 minuti, e gli ultimi 3-4 minuti ho tolto il coperchio per far asciugare l'acqua, questo poi è a vostro piacimento. Ancora un goccio d'olio a crudo e eventualmente altro sale, aggiustate secondo i gusti che vi piacciono. Una volta fatto raffreddare, lo mettiamo semplicemente sulle vaschette di alluminio, senza riempire troppo. Poi se volete con un'etichetta adesiva scrivete quello che c'è dentro e quando l'avete confezionato. Questo è un altro metodo di preparazione, una semplice griglia. Io uso la carbonella, ma potete usare benissimo il gas con una piastra in ghisa. Il tempo di farle cuocere da una parte all'altra, si tagliano, si raffreddano e si congelano in vaschette. Questo è un altro metodo di conservazione delle zucchine. Le abbiamo cotte, le abbiamo passate col mini pin, adesso le mettiamo dentro i vasetti, chiudiamo bene, mettiamo un'etichetta e mettiamo in freezer. Questa è buona per farci la pasta, per condire alcune pietanze, condire alcuni secondi. Per quanto riguarda i cetrioli invece abbiamo fatto una sorta di giardiniera. Abbiamo tagliato i cetrioli a fette, li abbiamo lasciati sotto sale per una notte, li abbiamo scolati, asciugati. Poi li abbiamo messi a bollire in 1 litro di aceto e in 70 g di zucchero, portato sopra ebollizione i cetrioli, il sedano e le carote. Abbiamo scolato il tutto e adesso, mentre si raffreddano, li mettiamo dentro i vasetti. Una volta che abbiamo sistemato i cetrioli e la giardiniera dentro i vasetti, utilizziamo l'aceto che abbiamo usato per portarli a ebollizione, l'aceto ancora caldo, riempiamo i vasetti e per 2 mesi non vanno consumati, dopo si possono utilizzare. In chiusura di video mi sono ricordato di questo esperimento, la ricetta mi è stata data sul mio profilo Facebook, ringrazio chi me l'ha data. Abbiamo tagliato fette sottilissime le zucchine, le ho cotte in acqua e un bicchiere di aceto, giusto una sbollentata. Dopodiché ho raffreddato, ho asciugato bene le fette e le ho messe sott'olio con un po' di menta. A chi va si può mettere anche l'aglio. Questo è tutto. Premetto, io non sono un cuoco, quindi siate clementi, ce ne saranno altre 1000 di ricette fatte anche in modo diverso. Se avete consigli da darmi, vi ringrazio. Buona visione per questo video.